La relazione che presento è il frutto di un lavoro congiunto con il collega Frank Heinz, anche lui dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali. Una relazione che abbiamo preparato per il convegno, che purtroppo per le ben note vicissitudini di carattere sanitario non si è potuto tenere, che l'Accademia dei Lincei aveva organizzato sulle migrazioni degli italiani. In questo ambito il nostro compito, il nostro ruolo è stato quello di confrontare la dinamica dell'emigrazione italiana con quanto avviene negli altri paesi sviluppati. Una relazione organizzata nei 5 punti che vedete nelle slide e che ha cercato quindi di approfondire questo aspetto, un aspetto che in realtà quello dell'immigrazione dei cittadini dei paesi sviluppati è uno degli aspetti dei fenomeni migratori meno considerati dalla politica e anche meno studiati dalla ricerca. Questi paesi, infatti, l'attenzione della politica e del mondo scientifico si dirige soprattutto verso l'immigrazione, e in particolare l'immigrazione degli stranieri, e lascia un pochino indietro l'attenzione verso invece i movimenti dei propri cittadini, dei nationals, come vengono definiti. In realtà questo poi non ci permette di avere una visione complessiva dei movimenti migratori, perché nella pratica immigrazione e immigrazione sono in realtà due facce della stessa medaglia, un aspetto che peraltro già era stato individuato dai primi studiosi di fine 800 delle migrazioni, dei movimenti migratori. D'altra parte, i motivi di questo maggiore interesse verso l'immigrazione nei paesi sviluppati sono evidenti, è il flusso generalmente più importante come dimensioni. È composto soprattutto da stranieri che possono essere controllati, che gli stati hanno interesse e la volontà di controllare, ed è anche quello che desta poi le maggiori preoccupazioni nelle pubbliche opinioni. Di qui quindi la volontà di controllarlo, regolamentarlo e anche di misurarlo statisticamente. E in effetti, se tutti i paesi sviluppati hanno politiche e statistiche sull'immigrazione più o meno approfondite e più o meno efficaci, non tutti però hanno interventi sui flussi in uscita e soprattutto molto spesso non hanno neanche strumenti per misurarli. Il caso della Francia è da questo punto di vista emblematico. Come vedremo, la Francia è il maggior paese di migrazione all'interno dell'UE a 15, eppure le prime statistiche sull'immigrazione dei propri cittadini e in generale su tutti i flussi in uscita sono disponibili solamente dal 2006, quando è entrato in vigore il regolamento comunitario proprio sulle statistiche migratorie. In definitiva, se per tutti i paesi sviluppati l'immigrazione quindi è un problema che merita la massima attenzione, l'atteggiamento verso l'immigrazione dei propri cittadini è abbastanza diverso e riflette sostanzialmente poi la propria storia, il retaggio storico, non solamente quello migratorio. Ha detto che in Italia e negli altri paesi meridionali dell'Unione Europea l'attenzione verso questo aspetto delle migrazioni si è posta all'attenzione soprattutto dopo il 2008 e il 2011. È stata la crisi economica, infatti, a riattivare flussi in uscita da questi paesi e ha portato quindi studiosi e politici a interessarsi nuovamente di questo fenomeno. Un salto notevole che si pensa che questi paesi, fino dalla caduta del muro di Berlino al 2008, erano diventati le principali mete delle migrazioni internazionali, mentre con la recessione si è di fatto realizzato una nuova articolazione del sistema migratorio europeo che ha fatto emergere nuovamente flussi di cittadini di questi paesi verso l'Europa centro-settentrionale. Un aumento che è stato letto come un ritorno all'emigrazione per lavoro degli anni 50 e 60, o addirittura come i flussi transoceanici della prima globalizzazione. Lettura che in parte è giustificata per il ripresentarsi di un fenomeno che sembrava ormai finito nelle pagine degli almanacchi di storia. Però va anche detto che il fenomeno in realtà è, come cercheremo di vedere un po' più avanti, un fenomeno molto più articolato di quanto generalmente si creda, che
che si realizza in società che sono diventate sempre più complesse, anche per effetto dei movimenti migratori, e che si presenta differenziato fra vari gruppi sociodemografici e soprattutto avviene in un contesto che è fortemente influenzato dalla costruzione europea, dall'introduzione della cittadinanza europea e soprattutto dalla libera circolazione che caratterizza questa area del continente. Va poi considerato che questi flussi si sono sviluppati in un contesto caratterizzato da una globalizzazione straordinariamente intensa e che ha investito flussi di capitali, di merci, di beni, di servizi e anche di persone. E va anche considerato che in questo quadro favorevole all'immigrazione i cittadini dei paesi sviluppati sono quelli che si sono avvalsi delle normative più favorevoli, che quindi permetteva con più facilità e permette con più facilità di spostarsi laddove esistono, quindi, o si crede che esistano opportunità migliori di quelle di dove si vive. Questo è avvenuto in particolare all'interno della Unione Europea, grazie alla libera circolazione e a una normativa comunitaria che vede la mobility intra-UE come un fattore positivo per riequilibrare i mercati del lavoro regionali e nazionali. Ma vediamo ora qualche dato per collocare il caso italiano all'interno del contesto mondiale. Se noi consideriamo i dati delle Nazioni Unite sullo stock di migranti che vivono all'estero, sono dati che si riferiscono al paese di nascita, quindi ci dicono quante persone nate in un certo paese vivono in un altro paese, e nel 2019 l'Italia, in termini assoluti, aveva una collettività all'estero di 3 milioni e 100 mila persone, superata dagli Stati Uniti, ma anche, e di gran lunga, dalla Germania e dal Regno Unito. Se poi passiamo però a dati relativi, cioè relativizziamo questo dato con le dimensioni demografiche dei vari paesi, vediamo che l'Italia scivola nella classifica, si trova a metà di questa classifica tra Finlandia e Belgio e superata da altri paesi di pari dimensioni e anche di pari situazione economica. Se confrontiamo sempre questi dati dell'Italia con quelli dei paesi tradizionali europei di emigrazione, vediamo che in termini assoluti siamo il paese con la collettività all'estero maggiore, ma vediamo anche che poi in termini relativi in realtà siamo superati di gran lunga dall'Irlanda, dal Portogallo e dalla Grecia, abbiamo valori più o meno uguali a quelli della Finlandia e di poco superiori a quelli della Spagna. L'aspetto interessante è che se vediamo l'andamento tra il 90 e il 2019 abbiamo una diminuzione tra il 90 e il 2010 che ha interessato praticamente tutti i paesi, con un aumento abbastanza netto, proprio per effetto di quella crisi economica che già abbiamo ricordato, tra 2010 e 2019. Il confronto con paesi di tradizionale immigrazione, con i quali abbiamo dei rapporti strettissimi, mostrano che in valore assoluto siamo superati dalla Germania e dal Regno Unito, anche se in termini relativi abbiamo una quota di popolazione all'estero, retaggio peraltro della nostra tradizionale migrazione degli anni 50 e 60, soprattutto anche 70, superiore a quella di Germania e Francia, ma decisamente inferiore a quella del Regno Unito, che peraltro è un paese di forte migrazione, ma non si è mai considerato un paese di migrazione. Non si è mai considerato il Regno Unito un paese di migrazione, perché in realtà lì pesa molto la tradizione coloniale, che è un aspetto che noi vediamo anche dalla distribuzione di dove vivono queste popolazioni nate in questi paesi. Nel Regno Unito, a differenza di Francia, Germania, Italia e Spagna, dove la gran parte vive comunque in Europa, si vede che l'Europa non è il continente di maggiore destinazione, ma proprio per retaggio dell'impero, della tradizione imperiale. Nati nel Regno Unito vivono un po' sparsi in tutti i continenti, ma soprattutto se ne presenta una grande parte in Oceania, laddove Australia e Nuova Zelanda sono paesi di cultura anglosassone strettamente legati ancora alla vecchia madre patria.
Ma nel contesto, riportando questi discorsi poi in un contesto più strettamente europeo e considerando i dati proprio sui flussi, considerando l'ultimo anno disponibile, il 2018, e considerando per l'Italia due dati, vedete l'Italia in rosso, abbiamo il dato ufficiale dell'Istat, ma abbiamo anche una stima sempre dell'Istat che considera anche le cancellazioni per altri motivi, dando quindi un quadro più realistico. Vediamo, possiamo vedere che in termini assoluti siamo superati quindi da Francia e Germania e per il dato quello ufficiale anche dal Regno Unito, ma se passiamo anche qua ai tassi di emigrazione, cioè alla misura relativa che permette di confrontare l'andamento anche tra paesi di dimensioni diverse, vediamo che siamo a grossa distanza rispetto all'Irlanda, alla Grecia, alla stessa Francia, al Lussemburgo e alla Svizzera che presentano dei tassi di emigrazione ben più consistenti dei nostri. Quello che però ci differenzia rispetto agli altri paesi è che se abbiamo un'intensità di flussi in uscita, che è diciamo più o meno sulla media europea, in realtà abbiamo una più bassa quota di ritorni di immigrati italiani, di ritorni di immigrati nel nostro paese. E questo emerge chiaramente se consideriamo i saldi migratori, dove siamo infatti superati dalla sola Francia. E anche in termini relativi è interessante da questo punto di vista il confronto tra i nostri valori e quelli dell'Irlanda. L'Irlanda abbiamo visto ha un forte tasso di immigrazione, ma anche in corrispondenza un forte tasso di immigrazione, tanto che in realtà presenta un saldo positivo. E questa è una delle caratteristiche importanti e forse la caratteristica negativa più importante della nostra dinamica migratoria degli ultimi anni. Considerando poi l'andamento in questo periodo dei tassi di emigrazione, vedete che l'Italia in realtà presenta valori in questi ultimi anni sostanzialmente analoghi a quelli di Spagna e Regno Unito, poco più bassi di quelli della Germania e a buona distanza di quelli della Francia. Quello che però va notato per l'Italia e Spagna è che fino al 2010 in realtà il flusso era un flusso abbastanza contenuto. La crescita è proprio legata alla crisi economica e quindi ha dei risvolti negativi abbastanza importanti e chiari. Qui si conferma ancora un tasso di immigrazione netto per il nostro paese più elevato che negli altri paesi, proprio per le considerazioni che avevamo fatto precedentemente, con l'unica eccezione della Francia che invece presenta una perdita ben più consistente. Se spostiamo il confronto con quelli che sono i paesi dell'Europa meridionale, qua sommariamente indicati con GIPS, la sigla di Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, vediamo, abbiamo una conferma di questa situazione. L'Italia presenta dei valori un po' più alti della Spagna, che si stanno approssimando a quelli della Grecia, del Portogallo, scusate, ma ancora abbastanza lontani dalla Grecia. Anche qua però emerge come punto negativo quello di flussi di immigrazione più contenuti, tanto che il nostro saldo migratorio risulta già più alto di quello del Portogallo, di migrazione netta prossima a quello della Grecia e ben distante da quello della Spagna, che presenta negli ultimi anni un saldo positivo. Un aspetto che emerge molto spesso nel dibattito politico italiano è quello relativo alla cosiddetta perdita di cervelli e alle uscite dei laureati italiani. In realtà, confrontando la situazione con quella degli altri paesi, vediamo che questo valore è in crescita, ma perché cresce la quota dei laureati nella popolazione italiana, è però molto più basso di quello che si registra in Germania, in Francia o anche in Irlanda. In Irlanda più del 60% degli irlandesi che vanno all'estero ha una laurea, quando in Italia siamo appena sopra il 30%. Sono aspetti che si possono anche evidenziare dal confronto con una ricerca molto interessante fatta in Germania sugli emigrati all'estero e anche su quelli che sono tedeschi emigrati e poi ritornati, che presentano un'età media più bassa della popolazione, come avviene per il flusso in Italia, e che per il 75% hanno un diploma universitario, ma a confronto di un valore che per la popolazione totale è appena un terzo, il 25%.
Il motivo principale dell'emigrazione è quello professionale, come avviene ovviamente per tutti i flussi, ma nel caso della Germania è anche lo stile di vita, la voglia di riunirsi con la famiglia, con il partner, e anche perché una buona quota è insoddisfatta della vita in Germania. Ha detto che il 60% di questi intervistati vede migliorare la propria condizione economica. E questo d'altra parte è evidente, perché altrimenti poi le persone ritornano nel paese d'origine. Anche se però l'esperienza migratoria, che rappresenta sempre una scelta difficile e complessa, ha avuto comunque un effetto, considera che ha avuto un effetto negativo sulla sfera amicale e sociale. In realtà nel caso dei tedeschi, ma probabilmente nel caso di tutte le migrazioni dei paesi sviluppati, non si può parlare di fuga di cervelli, ma sarebbe più corretto parlare di circolazione di cervelli. L'altro aspetto importante è che le destinazioni più importanti sono Turchia, Polonia e Italia, che guarda caso sono tre tra i principali paesi che hanno fornito immigrati in Germania. Quindi questo significa che molto spesso in questi flussi sono presenti o gli stessi immigrati che nel frattempo si sono naturalizzati o i figli che hanno la cittadinanza del paese d'arrivo. Anche in Italia noi abbiamo che circa un 30% del flusso in uscita è in realtà composto da persone nate all'estero che hanno probabilmente in molti casi acquisito la nostra cittadinanza. Quindi, che dire, in termini complessivi la globalizzazione ha sicuramente favorito la crescita dei flussi di emigrazione dai paesi sviluppati. Nel contesto europeo tale processo è stato agevolato dalla libera circolazione e da una normativa che vede nella mobility un fattore positivo dal punto di vista economico e sociale e quindi da incoraggiare. Ha poi detto che questi flussi si compongono di diverse componenti, una quota per lavoro ad alta qualificazione, una bassa qualificazione, una parte di pensionati che va in paesi dove il costo della vita è più basso o può essere migliore per condizioni ambientali. Una legata agli spostamenti degli immigrati naturalizzati e dei loro discendenti. L'Italia presenta in realtà, come abbiamo visto, valori che non troppo lontani da quelli degli altri paesi sviluppati, anche se prima della crisi del 2008 e del 2011 i flussi di uscita erano anche molto più contenuti. Nel caso italiano, in quello degli altri paesi dell'Europa meridionale, la ripresa appare direttamente collegata con gli effetti negativi della recessione. Tanto che in quel momento un meccanismo che sino ad allora aveva favorito i flussi dai paesi, i nuovi stati membri dell'Europa orientale, ha pienamente coinvolto anche i vecchi membri mediterranei dell'Unione. Ma poi, considerato che questi flussi si inseriscono in un processo di precarizzazione dei mercati del lavoro europei che interessa in particolare i giovani migranti, e sotto questo aspetto appare interessante che la quota di laureati nei flussi in uscita degli italiani appare decisamente inferiore a quella degli altri paesi europei. I dati degli ultimi anni, e questo è l'aspetto negativo che va sottolineato, mostrano come in Italia questi flussi continuano a crescere o comunque a mantenersi su alti livelli, mentre anche negli altri tre paesi dell'Europa meridionale, specie in Spagna, è emersa una chiara tendenza alla loro diminuzione. Segno di una maggiore difficoltà della nostra economia a riprendere un ritmo di crescita più sostenuto, una situazione che il Covid non potrà purtroppo che aggravare, almeno in questa fase di piena diffusione della pandemia. Questo stretto legame tra ripresa delle migrazioni e crisi economica spiega ovviamente le numerose preoccupazioni che si sono manifestate in Italia verso questo flusso. Ha però detto che, e va detto che se le dimensioni complessive sono sulla media europea e sullo standard degli altri paesi di pari dimensioni, non si intravede ancora una tendenza chiara alla loro diminuzione. Ha poi detto che ogni paese comunque inserisce, discute, analizza questa componente dei flussi in una cornice che deriva dalla storia e dal ruolo che emigrazione e immigrazione hanno avuto in passato. Ed è quindi inevitabile che nel nostro caso prevalgano letture che riportano alla realtà i problemi che caratterizzavano la società italiana negli anni della grande emigrazione. A differenza di quanto avviene in paesi come la Francia e il Regno Unito, dove prevale ancora il ricordo del passato coloniale e anche l'emigrazione
viene letta come un aspetto comunque di un ruolo internazionale che questi paesi vogliono continuare ad avere.